Eccoci qua signori, in questo nuovo video, benvenuti a tutti, io sono Dario del Hotel Darion e per la seconda domenica consecutiva siamo qui a fare un bel video. E perché siamo qui? Oggi siamo qui signori per parlare della campagna abbonamenti che il Napoli ha anticipato e per un motivo ben preciso. Prima però di parlarne ragazzi, vi ricordo come sempre l'iscrizione al canale che è totalmente gratuita e poi attivate la campanella, così rimanete sempre aggiornati. Allora, ragazzi, il Napoli ha pubblicato ieri sera la campagna abbonamenti. Apriamo una parentesi. Praticamente nel video sulle maglie abbiamo letto l'articolo dedicato alle maglie e lì c'era scritto che la campagna abbonamenti sarebbe partita, cioè avrebbero pubblicato la campagna abbonamenti il 9, cioè martedì. Che è successo però? Ieri pomeriggio sui social sono circolate le immagini dei prezzi dei nuovi abbonamenti e li ho visti anch'io. Il Napoli nel pomeriggio ha messo questo tweet che ha fatto un po' capire, no? C'era l'emoji dello stadio con vicino il biglietto e poi gli occhi che facevano occhio, attenzione. Quindi è uscita fuori, non si sa da chi, però qualcuno avrà sicuramente preso le foto degli abbonamenti e le ha caricati sui social e quindi Napoli è stato obbligato poi a pubblicarlo sabato pomeriggio e non martedì. Cosa c'ho in mano, ragazzi? Vedete qua c'è una bella matita. Questa è la matita che ha usato Conte per firmare il contratto. Quindi, bando alle ciance, cambiamo scena e cominciamo. Allora, questa è diciamo l'immagine accompagnata dallo slogan "Ripartiamo con te". E qui abbiamo l'immagine, la foto. Vedete, abbiamo Conte al centro in primo piano e dietro tutti quanti i tifosi. Speriamo soltanto, ragazzi, che questo slogan abbia vita più felice rispetto allo slogan dell'anno scorso che diceva "Abbiamo il sogno sul cuore, difendiamolo insieme". L'abbiamo difeso benissimo l'anno scorso. Comunque, andiamo un po' a leggere. Praticamente la campagna abbonamenti partirà mercoledì a mezzogiorno, diverse fasi di vendita come sempre. I primi giorni di vendita saranno riservati ai vecchi abbonati. Dal 29 luglio inizierà la vendita libera, aperta a tutti. L'abbonamento si può fare sia online che presso i punti vendita fisici della rete Ticket One. L'abbonamento includerà 20 gare, quindi le 19 gare casalinghe in Serie A, più la partita contro il Modena il 10 agosto dei 32esimi di finale di Coppa Italia. Novità della stagione, ragazzi, abbiamo due nuovi settori nello stadio: i distinti superiori premium e la tribuna Posillipo Premium. Non so onestamente cosa c'hanno di premium rispetto ai settori classici. Scontistiche. Allora, qua già abbiamo delle differenze rispetto allo scorso anno, perché sono rimasti gli sconti per gli under 30 e anche per gli under 14, però è scomparso lo sconto per gli over 65, che era presente lo scorso anno. Comunque, l'under 30 avranno uno sconto del 25% sui distinti inferiori, curve inferiori e tribuna nisida, mentre gli under 14 sconto del 50% in tutti i settori dello stadio. E questo qua è una cosa secondo me intelligente, perché così diciamo per gli under 14, quindi ci dovrebbero essere le nuove leve, diciamo le invoglie ad andare allo stadio con questo sconto bello corposo. Durante il corso della stagione si potranno usufruire di alcuni benefit, tra cui il cambio utilizzatore. E qua c'è un'altra differenza, ragazzi, perché l'anno scorso il cambio utilizzatore era valevole solo per 10 gare e potevano farlo soltanto i tifosi possessori della Fidelity Card e con stesse condizioni di tariffa. Quest'anno invece il cambio utilizzatore varrà per tutte le gare e non per 10 e dovrà avvenire entro 24 ore dall'inizio dell'evento. L'utilizzatore designato dovrà essere titolare di Fidelity Card e possedere i requisiti per accedere alla tariffa di acquisto dell'abbonamento ceduto. Quindi sotto questo aspetto non è cambiato niente rispetto all'anno scorso. La differenza sta nel fatto che l'anno scorso era per soltanto 10 gare, quest'anno invece è per tutte le gare. Prelazione sconto del 10% sull'acquisto di un biglietto per il proprio posto per le gare di Coppa Italia disputate dopo i 32esimi di finale al Maradona. Questo è importante specificarlo, ragazzi, perché praticamente tu in Coppa Italia in casa farai solo i sedicesimi e
poi più in là il ritorno della semifinale, tutte le altre le farai in trasferta, quindi praticamente sono altre due partite se vai avanti in coppa. Poi questa cosa mi piace assai, possibilità per gli abbonati di accedere ad una fase di prevendita per l'acquisto di un biglietto extra nei settori e posti disponibili per le partite casalinghe di Serie A contro Inter, Juve, Lazio, Milan e Roma. Praticamente l'abbonato può comprare un biglietto extra per un amico, un conoscente, un parente per le gare casalinghe con, diciamo, nei big match. Questa cosa è molto carina, secondo me. Qua abbiamo le fasi di vendita, quindi gli abbonati dell'anno scorso, quelli che vogliono confermare il posto, si parte il 10 luglio, finisce il 22 luglio, poi la fase 2 per i vecchi abbonati che però vogliono cambiare il posto oppure il settore dal 23 al 25 luglio e poi la vendita libera che partirà il 29 luglio e finirà il 9 agosto, quindi il giorno prima della partita di Coppa Italia. La campagna abbonamenti terminerà il 9 agosto a mezzanotte praticamente o a raggiungimento dotazione massima messa a disposizione del club, ovvero 25.000 abbonamenti. 25.000 abbonamenti secondo me. Al di là delle polemiche sui prezzi, io penso che poi verranno raggiunti questi 25.000 abbonamenti. Ora andiamo al succo della questione. Allora, questi sono i prezzi praticamente per gli abbonati 23-24. Ora, io mi sono segnato i prezzi dell'anno scorso, ok? Allora, la curva inferiore è rimasta uguale, 240 l'anno scorso, 240 quest'anno. Sono praticamente 12 euro a partita e secondo me è un prezzo giusto perché comunque ragazzi le curve inferiori a mio avviso sono il settore peggiore proprio per quanto riguarda la visibilità, quindi è giusto che costino poco. Curve superiori 400 euro, l'anno scorso costavano 350, quindi c'è stato un aumento di 50 euro e parliamo praticamente di 20 euro a partita. Con i soldi ognuno fa quello che vuole, qua entriamo in un discorso anche qui abbastanza soggettivo. Io penso che 20 euro a partita, forse leggermente alto, ma non così clamoroso, così vergognoso come leggo in giro. Comunque parliamo di 20 euro a partita, mi sembra un prezzo onesto, ecco, forse poteva costare un paio di euro in meno magari, però siamo lì secondo me. Distinti inferiori, l'anno scorso 475, quest'anno 520 euro, quindi è aumentato di 45 euro e qua siamo sui 26 euro a partita. Io penso che i settori inferiori debbano sempre costare poco perché lì la visibilità non è proprio il massimo, quindi forse l'avrei abbassato un pochettino questi degli distinti inferiori. Distinti superiori invece secondo me è giusto che costino una certa cifra perché penso che i distinti superiori siano il settore perfetto allo stadio. Io quando vado allo stadio cerco sempre di andare ai distinti superiori perché lì la visibilità è ottima, vedi praticamente tutto il campo e quest'anno costeranno 690 mentre l'anno scorso 680, quindi è aumentato veramente di poco e parliamo praticamente di 34,50 euro a partita. Qua secondo me è un prezzo onesto. Poi onestamente ragazzi dai distinti superiori premium in poi non commenterei nemmeno perché qui parliamo proprio dei settori quelli diciamo quelli un po' VIP. Ora prima di passare ai non abbonati voglio dire una cosa, secondo me quest'anno non so se è fattibile, non so se si può fare, se è una mossa controproducente, però io se fossi stato presidente del Napoli avrei abbassato ulteriormente i prezzi per gli abbonati perché tu comunque l'anno scorso veramente chi si è fatto l'abbonamento lo scorso anno ha dovuto patire le pene dell'inferno e ha dovuto spendere dei soldi poi che non sono stati diciamo restituiti tra virgolette sul campo e quindi io ai abbonati dell'anno scorso avrei fatto un prezzo ancora più scontato, io onestamente addirittura l'avrei dato anche gratis, ma non credo che sia fattibile dare un abbonamento gratuito, quindi io per i vecchi abbonati avrei fatto, ecco, una sorta di scuse, no? Vi chiediamo scusa per l'annata schifosa dell'anno scorso, quindi per gli abbonati 23-24 ulteriori sconti, oppure non so, ci metti dentro altri benefici a qualcos'altro, però avrei dato un ringraziamento in più ai vecchi abbonati per aver comunque speso dei soldi per una stagione che è meglio dimenticare. Detto questo, passiamo ai non abbonati, quindi vendita libera. E qui i prezzi
diciamo, gli aumenti sono un po' più consistenti, perché le curve inferiori l'anno scorso 2,80 e quest'anno 2,80, quindi le curve inferiori, ragazzi, le hanno mantenute così come erano. Io ovviamente vi sto dicendo soltanto i prezzi senza gli sconti, poi quelli con gli sconti li potete vedere tranquillamente. Curve superiori, anno scorso 450, quest'anno 480, quindi praticamente abbiamo 24 euro a partita. Distinti inferiori, l'anno scorso 580, quest'anno 630, quindi sono 31,50 euro a partita. Distinti superiori, scorso anno 800, quest'anno 850, e quindi sono praticamente 42,50 euro a partita. Ecco, questo forse è un po' troppo. 42 euro a partita mi sembra un po' troppo esagerato, perché comunque è vero che paghi un prezzo fisso per ogni partita, però in queste 19 partite ci sono anche partite, che so, Napoli-Empoli, Napoli-Lecce, Napoli-Como, Napoli-Venezia. 42 euro per andarmi a vedere Napoli-Venezia, cioè posso capirlo con i big match. So, Napoli-Juve, 42 euro ci sta, ma 42 euro Napoli-Venezia, per esempio, non lo so. Quindi, diciamo che i prezzi della vendita libera sono un po' troppo pompati verso l'alto. C'è comunque, secondo me, da considerare un paio di cose, ragazzi. Tenete presente comunque il momento generale che stiamo vivendo un po' in tutto il mondo, con l'inflazione. Secondo me, anche se in piccola parte, questi aumenti sono anche la conseguenza dell'effetto Conte, perché secondo me, ragazzi, cioè, ma non è che noi paghiamo lo stipendio a Conte, però di certo in piccola parte contribuiamo, secondo me. Aggiungiamoci poi che non ci sono gli introiti UEFA della Champions League, quindi quest'anno questo buco, secondo me, lo vai a appunto a riempire in parte anche con questi aumenti, perché poi non sono aumentati solo gli abbonamenti, sono aumentati anche per esempio le maglie, il merchandising in generale, aumenteranno anche i biglietti normali a partita per chi non si abbona, cioè ragazzi, aumenterà tutto. E poi ragazzi, l'ultima cosa, e questa purtroppo è una constatazione che dobbiamo fare ed è una realtà che purtroppo dobbiamo accettare, cioè il calcio in generale sta diventando uno sport per ricchi. Questi aumenti non li sta facendo solo il Napoli, ma tutti quanti un po' in generale. Se mi andate a vedere un po' gli abbonamenti in giro anche delle altre squadre di Serie A, bene o male tutti hanno aumentato. Magari qualcuno ha aumentato di poco, qualcun altro ha aumentato parecchio, ma gli aumenti ci sono, così come ci sono gli aumenti anche per gli abbonamenti alle pay TV. Ragazzi, se il Napoli quest'anno fosse stato in Champions League, tu devi pagare l'abbonamento a DAZN, l'abbonamento a Sky per vedere la Champions, poi per fortuna la Coppa Italia la vedi in chiaro, però tu praticamente al mese 60-70 euro te li giocavi, quindi anche l'abbonamento, diciamo virtuale, tra virgolette, è aumentato, è tutto aumentato perché le spese aumentano e quindi di conseguenza per rientrare devi pure aumentare, diciamo, gli incassi, e questi incassi sono i diritti televisivi, e i diritti televisivi come li prendi? Anche tramite gli abbonamenti. Quindi questa purtroppo è la realtà. Il calcio è del popolo, sì, sto gran. Il calcio sta diventando sempre più un lusso, purtroppo. Mi sento di dire solo una cosa, ragazzi, cioè, ognuno coi soldi fa quello che vuole. Se avete la possibilità e se volete, fatelo. Poi chi non può, chi non vuole farlo. Sono tutte considerazioni legittime e rispettabili. Io l'abbonamento non lo farò per ovvi motivi. Quindi ragazzi, questo è quanto per gli abbonamenti. Vi lascio con una notizia di calciomercato. Praticamente nella notte il Napoli e Buongiorno hanno trovato l'accordo su tutto. Gianluca Di Mazzo ci ha detto che praticamente gli ultimi dettagli legati agli aspetti contrattuali sono stati ultimati. Sappiamo già che la spesa, diciamo, per quanto riguarda il cartellino, di circa 40 milioni di euro, comprensivi di bonus ovviamente. Per quanto riguarda invece il contratto, non ci danno dettagli, ci dicono soltanto che i bonus e gli ultimi dettagli sono stati ultimati. Io penso che alla fine questa famosa clausola rescissoria ci sarà, però valevole dopo 3 anni e almeno 70 milioni. Ecco, questa secondo me è molto veritiera come cosa.
Poi ci dicono, vedete, bonus legati anche alla vittoria dello scudetto. Le firme sono previste tra lunedì e martedì. Quindi ragazzi, vi dico già che domani uscirà Lo Scopriamo su Buongiorno. Quindi ragazzi, prima dell'inizio del ritiro di Di Maro, magliette messe online, campagna abbonamenti pubblicata e hai comprato Rafa Marin, Spinazzola e Buongiorno. Poi vabbè, Buongiorno ragazzi, non ci sarà Di Maro perché lui è andato all'Europeo e ha, mi pare, una ventina di giorni di vacanza, così come ce li hanno i vari Meret, Raspadori, Foloruscio, quindi la maggior parte, diciamo, i big del Napoli li vedremo a Castel di Sangro. Però tu hai preso, prima dell'inizio del primo ritiro, ben 3 calciatori, di cui 2 ci saranno a Di Maro, perché Rafa Marin e Spinazzola ci saranno. Ma lasciamo stare la campagna abbonamenti, però nel complesso il Napoli si sta muovendo molto molto bene. Quindi detto questo ragazzi, fatemi sapere un po' la vostra nei commenti. Secondo voi la campagna abbonamenti è troppo costosa, troppo cara, o pensate che i prezzi siano giusti? Ditemi la vostra nei commenti, lasciate un bel like, mi raccomando, per il video, e iscrivetevi che è totalmente gratis. Tu che stai vedendo questo video e non sei iscritto, fallo perché è gratis, e poi attivate la campanella. Detto questo ragazzi, noi ci vediamo domani con Lo Scopriamo su Buongiorno, e sempre e comunque forza Napoli e buona domenica. Ecco, mi hanno scordato la buona domenica.